Carlo Parisi, segretario generale della FIGEC, Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione, ci racconta di questa sua federazione? Dopo 114 anni di sindacato unico in Italia, la FNSI, di cui io sono stato fino al 2020 segretario generale aggiunto, abbiamo deciso di costituire questa nuova federazione perché riteniamo che il pluralismo sia un valore importante e essenziale in un paese democratico, perché in un paese democratico avere organismi unici è un po', come dire, cozza un po' con quello che quotidianamente andiamo a dire. Se noi predichiamo come giornalisti un pluralismo dell'informazione, maggiormente dovremmo assolutamente cercare di avere un pluralismo delle idee, quindi anche un pluralismo sindacale. Noi l'abbiamo fatto perché riteniamo che una categoria come quella dei giornalisti debba avere un pluralismo di opinioni e queste opinioni, spesso anche contrastanti, debbano trovare ospitalità all'interno di una casa comune. Il rispetto delle opinioni, la nostra missione è appunto quella di aver costituito un sindacato per non contro, nel quale poter dare ospitalità a coloro i quali vogliono continuare a fare informazione, per garantire dignità professionale ai giornalisti e anche una sostenibilità alle aziende. Per questo noi abbiamo costituito con USPI, abbiamo firmato con USPI il contratto FIGEC-USPI, che ormai viene applicato da tantissime realtà italiane, a partire dal gruppo City News, dal gruppo Fanpage, ma oltre questi grossi gruppi editoriali, noi guardiamo soprattutto ai piccoli. Noi non possiamo dimenticare che il 90% delle aziende italiane dell'online ha un fatturato inferiore a 100.000 euro. E quindi abbiamo ritenuto che l'impegno necessario avrebbe dovuto essere proprio quello di consentire a queste aziende di poter contrattualizzare i giornalisti per eliminare tutte quelle forme di lavoro nero oppure lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo. Anche perché l'obiettivo fondamentale di tutti, ma l'obiettivo comune non è solo l'obiettivo dei giornalisti, ma di tutte le aziende dovrebbe essere quello di appunto garantire un lavoro dignitoso a tutti, perché noi viviamo in un paese nel quale non avere un contratto di lavoro dipendente, non avere una busta paga significa non essere uomini liberi. Perché non vengono accettate delle finanziarie, non si può affittare un alloggio. Lo sforzo di tutti deve essere invece quello, anche nella nostra categoria, nella categoria dei giornalisti, dare la possibilità a chi con passione e con professionalità vuole continuare a tenere alta la bandiera dell'informazione professionale di qualità.